Mettiamo tutte lì. Ma se vai, dai! Oh! Non vale, tu adesso hai tutte ste palline qua vicino. Non posso prenderle tutte io. No, non prendere, non vale, erano mie queste qua rosse. Dai! Siamo? Sera! Ciao a tutti! Allora, mi dovete dire se l'audio va bene o no? Certo, io oggi ho anche le cuffie per sentire meglio questo meraviglioso gioco! Pronti a cagarsi sotto! Okay. Poi avete visto che cosa figa? Siamo con due webcam diverse! Siamo in due! Cioè, ma dai ragazzi, ma che salto di qualità abbiamo fatto! Sì, oggi quindi non sarò io l'addetta al tablet. No, ce l'avrò qua sotto. Sotto perché di qui io. Ovviamente devo giocare finalmente una live in cui gioco, si ritorna come in Layers of Fear che giocavo io, finalmente giocherò anche io la poltrona verde, anche se ho paura che mi pentirò di questa cosa. Ah, non è verde, è nera. No, la sua è marrone, è marrone, però con le luci così viene un penso po' che la webcam sua faccia un po' strano. Cacare. Ah, Lara sei gnocca solo con i capelli. Ah, cioè, scusa, vuol dire che io stasera non sono gnocca? Cos'è sta storia? Lara? Lara? No, fammi sti scherzi, attenta a quello che dici. Ma c'è, cioè, io non so proprio niente di questo gioco, non so come mi devo muovere. Non so niente, non so, cioè, ho capito solo che devo nascondere qualcosa e Darko lo deve trovare. Vediamo un po' cosa come funziona. No, questa è una pagina di caricamento. Guarda, c'è un Tamagotchi in alto. No, bellissimo. No, io ho la collana con le caramelle. Eh beh, gli altri vedono un Tamagotchi. Cos'è? Cos'è? Frag trap? Che sono? Noi stiamo andando un po' allo sbaraglio. Eh? Forse sono cose, oggetti casuali che si troveranno in giro. Una bella trappola? Mi sa che tra poco posso piazzare una bella trappola. Ah, sì? Eh sì. Io devo trovare il mio altarino. Tu sai dov'è? No, non lo so, però io mi sono... Cosa sono queste lucine? Non mi fido molto. Queste lucine. Cazzo! Eri vicino a me! Maledetto! Adesso mi hai fatto perdere la sfera! A me sti cosi mi fanno prendere i colpi, ma il gioco è carino. È bello, è bello. Oddio, ma che era? Hillary Clinton! Ma vogliamo vedere il gioco della Claw, così ci spaventiamo anche noi. Te l'ho detto che era meglio fare il contrario, perché tu non ti spaventi. Buonasera, Virginia. Te l'ho letto giusto. Ciao, Virginia! Dispel cannot scan draw. Stiamo già capendo un po' com'è il gioco, più o meno. Dispel can only be cast on doors. Ah, va bene. On doors, però. Cioè, è una roba del tipo apri la porta e ti caghi sotto. Possibile. Comunque si fanno un sacco di punti a spaventare l'altro. Eh beh, il gioco si basa su quello. Va bene, quindi praticamente devo cercarti. Darko, where are you? Where are you? Where are you, Darko? Darko! Dove sei? Ti devo spaventare con la faccia di Hillary Clinton. Adesso sei alle mie spalle, tipo. Mi stai pedinando, io non 4, ti... 3. No, dai, hai vinto ancora tu. No. No, dai. Allora, aspetta. Ma infatti, Darko, dovevi farci vedere Clo, cacchi fai. Sì, secondo me è meglio il contrario. Non importa se devi andare, Virgin. Sì, ma di passaggio, delle cose da finire. Va bene. Comunque stiamo capendo un pochino più come funziona il gioco, eh? Sì, sì, praticamente ti devo spaventare. Oh! Ora, ragazzi, ci divertiamo a spaventare Darko, Com'è che fa? Dov'è che si sono? Prima di tutto scegliamo qualche bella customizzazione. Ma cosa hai sbloccato tu? Questo fa paurissima, ragazzi, cosa ne dite? Questo qua, aspetta, Questo. Sì, ma io sono troppo bassa. In che senso? Tu sei nella... Anch'io sono troppo alto. Perché magari non ce l'ho io il pezzo. No, ma quello normale sì. Sì, ma guarda te come ti si vede. Come si vede? Che cacca. Ragazzi, 3 ore per posizionare bene tutto. Facciamo così, dovrebbe andare e bene. E adesso ci trollate così. Ora Darko è nano. Ora Darko è nano. Buonasera, The Gamer! Ciao! The Gamer.
ti sei già perso delle robe fighissime. Vabbè. Io sono pronto. Vai, anch'io. Però fai tu parti. Oh, guarda che bello, già delle rune. Ah sì, anch'io già delle rune, che ti vai, credi? Vai, delle rune, vai, vai. Facciamo cagare addosso la flotta. Ma si possono accumulare le rune? Ma guarda dove sono, ma che culo. Dove sei? Davanti a me? Adesso ti spavento. Non penso, ehi, non barare, eh. Che vuol dire la scritta che è uscita? Wow, wow, ragazzi, ragazzi, guardate, guardate. Cazzo, no, dai, la mia nabbagine. Non riesco ad aprire il coso. Oh, dai, prima che... No, ti frego. No, perché? Vieni qua, vieni qua. Mi hai stoppato, mi hai bloccato. Ho messo una trappola, ma non funziona, eh. Mi sa che deve essere caricato prima, non puoi farlo subito. E allora io metto qua la mia roba. Oh, ma quante rune ci sono? Ma io come faccio a piazzarle tutte, queste cose? Cos'è stato questo rumore? Mi sa che sei qua vicino tu, eh. Guardati! Ah, non ce l'ha fatta. L'ho spaventato! L'ho spaventato! Cioè, no, in verità non t'ho spaventato perché tu non ti spaventi manco se vedi, non lo so, ti trovi un mostro davanti. Mostro di... Sto giro vinco io! Guarda. Sto giro vinco io! Sono a 25.000 punti e contro l'arco che è solo a 16.000. Solo? Sì, ma tu mi stai spiando! Mi hai seguito? No. Mi hai seguito? No. Oh! Di la verità. Madonna mia, quanto è difficile. Mettiamo tutte lì. Ma se vai, dai! Oh! Non vale, tu adesso hai tutte ste palline qua vicino. Non posso prenderle tutte io. No, non prendere, non vale, erano mie. Queste qua rosse. Ah! Dai! Grazie. Tutta la mia fatica per nascondere le palline. Ah, ho capito cosa sono queste robe qua a terra, mi sa. Quando uno si spaventa lascia quei punti che si possono raccogliere. Madonna mia, ragazzi, mi sono distratta, mi sono distratta. Mi sono persa. Vedi a nascondere ho le trovato palline. Tutte. Guardate, 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 guardate. Io t'avevo visto, t'avevo visto. Darko infame, dove sei? T'avevo visto. Guardate cosa ho trovato. Chissà perché tutte le cose fighe le trovo io. No! Dai! Ma tu le metti a posto come trappola? Di la verità! Le metti come trappola per farmele perché così io le prendo per cercare di nasconderle. E quando sono concentrata a nasconderle... Tu mi freghi! Lo stai facendo apposta, vero? Di la verità, cos'è successo? Che è successo? Virginia, grazie Virginia che ci segui! Grazie! Cos'è? E questo, ragazzi? Ragazzi, cos'è sta roba? Ragazzi, avete visto? Oh mio Dio, oh mio Dio! È una trappola? Mi hai fatto una trappola bruttissima. No, amo, mi hai fatto una trappola bruttissima. Cosa ho fatto? È tutto buio. Adesso venga a spaventarmi! È una tua trappola? No, sei fuori di testa. È una tua trappola questa? Non lo so, è probabile. Perché tu non vedi buio? Perché era una trappola? No, ti è andata male perché è tornata la luce. Però per un po' di secondi mi sono cagata addosso. Oh, guardate. Sì, io ho trovato questa, grazie, ma non so dov'è il tavolino. Cioè, mi prende per i fondi. Avete visto, ragazzi? Ragazzi, avete visto? Ma no, non è possibile! Ero io che stavo inseguendo te! No, scusami, ero io che stavo inseguendo... Oh, quindi ho vinto sei prima del tempo! No, scusami, ero io che stavo inseguendo te! No, ma dicono? Com'è possibile? Io ti stavo inseguendo a te! Non sono nella parte nera. Non è giusto, tu ti... Ciao, vabbè, comunque ciao Virginia, che è dovuta andare, mi sa. Ciao Virginia, perché è nero? Ogni tanto aggiornateci sui punti perché noi non possiamo vedere. Comunque ragazzi, tu non guardare. Siamo 3-2, vediamo quanti punti ho. Pensavo di farlo così sto giro. Ah perché, no, adesso io do i punti a lei così. Guardate che bello, ci sta troppo bene. Ma così non vale, adesso io i punti li ho dati più a te che a me. Vabbè, mi fai abbassare il mio profilo. No, sì che vale, è perfetto, va benissimo. Perché sta porta è chiusa? Boh. Perché tutte le porte sono chiuse?
Che cacchio hai fatto, Darko? Non lo so, ma ho fatto 1000 punti. Come hai fatto a fare 1000 punti? Avrei fatto in qualche modo sti 1000 punti. Ma non lo so. Io sono bloccata qua dentro. Ciao, grazie Miller. Dai. Ma cosa? Ma perché? Perché è successa sta cosa? Io volevo prenderla per nascondergliela la sua palla. Dai, qualche puntino, fammelo fare, Darko. Sono a 5000 e tu sei a 30000, cioè, ti rendi conto della diversità? Ho perso la palla, spiegami perché. Io t'ho fatta cadere. Me l'hai fatta cadere? Sì, allora ce l'ho io. Ma dove vai con la mia palla? Ma dove sei andato? Ma ridammela, ma cosa mi stai facendo? La mia palla. Ok. Guarda. Perché non ha funzionato e ha fatto il contrario? Sì, ma perché mi compare il tuo di coso? Che palle! Beh, almeno so dov'è il mio adesso. Ah, l'hai preso a sto giro. Ma tu guardi il mio computer. Non ha guardato il tuo computer. Non è vero, non ho guardato. Sì, che guardavi. Non ho guardato. Vabbè, ma dai, ma tu hai fatto 30000 contro i miei 20000. Ragazzi, sta musichetta è inquietantissima. Che cos'è stato? Cos'è? Ah, sei caduto in una mia trappola. Che cos'era quella roba? Scusa. Ah, ma finché sei dentro perdi punti, eh. Ah, e che devo fare? Devi trovare l'uscita. No, ma questa trappola è cattivissima. E tu non me lo dire, eh. Che cosa ti devo dire? Comunque sono ancora in vantaggio. 24000 contro 19. Darko? Mi dica. Mi stai... Che fortuna. Grazie Raffo! Grazie. Benvenuto oltretutto! Welcome. Ciao! Io praticamente ho vinto. E adesso. Ma come facevi a sapere che ero lì? Scusa? Ho visto un'aura, non so perché ti vedevo. Forse perché quando vai in una trappola. Così adesso hai vinto tu. Mi mancava poco. Eravamo a 51000 contro 47. Ecco, sono in vantaggio di 300 punti. Ditemi voi. Guarda cosa ho trovato. Lo cercavo prima, lo cercavo, il trono lì. Adesso mi devo trovare un'altra palla. Adesso io qua chiudo la porta così tu non puoi entrare. Ah, però manco io posso uscire. 54 secondi. Quanti punti siamo di differenza? No, hai vinto tu per tipo 600 punti di vantaggio. Victory. Cos'è sto buco nero? Ah, dove perdi punti, devi uscire dalla stanza. Ma scusami, perché io questo coso qua tu non l'hai mai beccato? Sì che l'ho beccato, anche un po' di volte. Ah sì? Eh sì, io non trovo più le mie sfere rosse. Niente, non riesco ad uscire, tanto hai vinto tu, perché io non riesco a uscire da sto coso. È cattivissimo. In questo gioco si devono sistemare delle palle dove? Non ricordo. No, vabbè, sono sartato su dei tavolini. Mi hai preso un colpo. Ah, sei sempre stro. E ormai ci sono abituata a Miller. Ho capito che sono cattivo. Ma cosa ho detto? Niente, ragazzi, ha vinto Darko. Non avevamo dubbi. Cioè, non mi fa mai vincere, non lo so. Dimmi no, te. Hai vinto tu, questa ti lamenti. Ah, ho vinto io. Eh sì. Ma no, hai vinto tu perché sei con quel computer. Ah già, sono abituato al mio profilo. Dai, avevo la palla. Devastating defeat. Cioè, hai fatto devastating defeat addirittura. Ma che roba, va. Ma che la Federica, la Fefe vuole vedere le mie calze a rete. Dai, vai a prenderle. Volevo che rimanesse una cosa privata tra me e te, però a sto punto... A quanto pare, mi tocca. Ti tocca far vedere le calzarete, vai. Ma le ho già su, dove vado? Niente. È belle che... Aspetta, portali di qua.
Portale di qua, non riesco a muovermi. Ma senza le scarpe, si devono vedere bene le tue calze a rete, scusa. È giusto. Gamba super allungabile. Ehi a me. Schifo. Schifo addirittura. Piede puzzolente. Puzzolentissimo. Calzarete, vabbè ragazzi, questo solo per voi, solo perché siamo alla fine, solo come premio per ringraziarvi per essere rimasti con noi fino a questo momento. Già. Eccola qua. La nostra amica. Ragazzi, nella prossima live sarà lei a giocare. Ah, sì. Quindi tutti pronti? Non giocherà Darko, ma giocherà lei. Esatto. Che non sappiamo ancora come si chiama, vabbè, la conosceremo, ci faremo amicizia e gli chiederemo il nome, come si chiama. Perché adesso non può dirvelo. Chi è? Peppe, chi è? Quindi faremo così, giocheremo io e Darko qua in questo schermo, vieni di qua. Saremo giocheremo noi così. Contro di lei. Noi contro di lei. Sì, signorina, se si mette bene sullo schermo, magari ci fa un favore. Ecco, perfetto. Giocheremo così. Due contro tre, cioè Darko e Chloe contro la donna misteriosa. Ragazzi, non dovete Lara dice che è meglio questo di Gilberto. Non dovete perdervela assolutamente. Darko e Chloe contro la ragazza misteriosa. Mi raccomando. Lei vi osserva. Quindi un saluto da Darko e Chloe e dalla donna misteriosa. Donna misteriosa.